Allora, oggi sono in Svizzera, però sono invitato più tardi, dopo questo incontro con voi, alla sede del Lions del Rotary, una roba da vera capitalismo, potere, quello che saranno poi i vostri clienti che vi daranno da costruire. E mi hanno chiesto di fare una proiezione del mio lavoro dall'inizio ai giorni d'oggi circa. Esisteva un locale a New York, si chiamava Maxis Kansas City, che aprì nel 1964, e in questo locale si radunavano un po' tutti quelli alternativi nella vita artistica newyorkese di allora, da Andy Warhol a registi, a attori underground. E al primo piano di questo locale montai una lampada, un flash e una macchina fotografica, e nel giro di qualche anno feci circa 15.000 ritratti di persone e personaggi. Quindi vedete una parte che un giornale pubblicò. Ecco, qui invece era l'apertura di un altro locale interessante in quegli anni. Qui siamo già negli anni 70, però non sono messi proprio in ordine storico, cronologico. Era un locale che si chiamava il Club 54. Adesso ho visto che è uscito un libro, fra l'altro, di qualcuno che parla di questo periodo dove Truman Capote faceva il disc jockey. Ecco, qui un'altra ricerca sulle persone, sulle facce, sul comportamento. Ecco, qui, anche qui, con lo stesso sistema, lo stesso principio, questa è una sfilata di moda a Parigi, non mi ricordo più di chi, il mio fondo bianco, poi prendevo dei personaggi, cosa che faccio tuttora, ancora, se avremo tempo lo faremo, forse l'ultima lezione la faremo insieme, così. E faccio questi ritratti, questo documento. Questo è dell'84, guardate lì in basso a destra c'è un'attrice che adesso è famosa. Come si chiama? Ah, assomiglia sempre, strano. Tutti questi sono ritratti fatti, ricerca di facce, di modo di essere, di esprimersi. Ecco, questo invece è un servizio di moda fatto per un giornale italiano utilizzando i personaggi di certe città. Sceglievo dei personaggi, credo questo sia Faenza, Cesena, fotografati nelle loro piazze. Questo è Napoli. Napoli, piazza del plebiscito. Devo dire che questo lavoro continuo a farlo, è una ricerca che continuo a fare. E questa invece è una storia applicata, un servizio di moda. Ho lavorato per quasi tutti i giornali di moda del mondo. Queste qua le collezioni milanesi, fatto a Milano, con la stazione, col Duomo, la Scala. Gli abiti sono di chi è questo? La galleria. Ecco, io non ho mai avuto uno studio mio, non ho mai posseduto niente per ciò che riguarda il mio lavoro. Ho solamente le macchine fotografiche, tante volte affitto anche quelle, e sono sempre stato libero di muovermi, quindi ho potuto lavorare, questa libertà mi ha dato la possibilità di lavorare un po' da tutte le parti del mondo.
casa sempre quella servizio a Milano. Tutto quello che vedete non sono fotografie originali, ma sono riproduzioni di pagine di giornali, quindi la qualità chiaramente è una qualità di riproduzione da pagina di giornale. Questo è Armani, sempre per le collezioni milanesi italiane. Ecco. Chiaro, nella fotografia di moda c'è la possibilità veramente di creare, di fare una regia, si ha a disposizione una troupe, direi una troupe come quella cinematografica, composta di modelli, truccatori, parrucchieri, assistenti tecnici, assistenti alla macchina fotografica, e si può mettere insieme una scenografia, fare delle storie. Per esempio questa qui è una storia di collezioni italiane fatta tutta con dei rifiuti, come avete visto, dai sacchi della spazzatura ai bicchieri di plastica, ai cascami di plastica, ai rifiuti, alle macchine distrutte, ai pneumatici. Ecco, questo è interessante tecnicamente, perché è una copertina che feci per Vogue inglese con una delle prime Polaroid SX70. Questa qua è una fotografia del 1972, credo, quel periodo. Una copertina fatta con una Polaroid. E poi lavoro ancora per questo giornale, soprattutto l'edizione francese, collaboro ancora con questo giornale, con cui collaboro dal 1970 praticamente. Sono 25 anni che lavoro per il francese con tutte le edizioni internazionali. Io questa non c'è. Dell'88, c'ho 9 anni. Questa qui è, come si chiama la ragazza? Come? Brava, sì, ecco, proprio uno dei suoi primi servizi, devo dire, forse il primo. Senti, professore, non sai chi è Monica Bellucci? No, ma dico, non lo so. Conosci Le Corbusier? È più bella lei. Questa chi è? Visto che sei tutto. Chi è? No, non si sa. Capito? Questa è cultura, professore. È stata la ragazza testimonial di Chanel per anni. La sua prima foto. Devo dire che era una ragazza che allora era molto avanti. Poi la rivedrete in una campagna Chanel, invece, dove diventa la signora borghese che compra Chanel. Ecco, poi ho collaborato a fare le prime copertine delle edizioni internazionali di questo giornale, di El Francese, che poi adesso sono, credo, siano 27. Siano 27 edizioni. L'altra cassetta. E questo è il prêt-à-porter di 20 anni fa. Poi c'è la... quella della lettera, come si chiama? C'è un nome, Web. Adesso fa l'attrice. Sotto qui c'è la Bellucci, quella su non mi ricordo più. Ma è veramente... Questo qua è per presentare l'edizione internazionale di Elbe nel mondo. La Schiffer lì aveva 17 anni. Un panino di burro. No, era bellissima, era una ragazza. Ragazzi, ho delle figlie più vecchie di lei. Ecco, tutto questo che vedete è quello che in gergo tecnico
tecnico si chiama lavoro redazionale, ciò che è fatto per i giornali non per scopo pubblicitario, ma per descrivere, far vedere a questa signora a cui interessa la moda l'atteggiamento, il modo di essere. Chiaro che nel lavoro redazionale si è relativamente liberi di esprimersi fotograficamente, cioè di comporre, di fare, di decidere chi deve essere fotografato, in che modo, con quale, anche in fondo con quali materiali, con quali oggetti, in che forma. Chiaro, il tema sono gli orologi del momento, si fa la scelta, si mettono insieme i materiali, si decide il colore, la composizione. Eccola qua la prima foto. Ecco la prima foto ufficiale della signorina Schiffer, una copertina di Il Francese, fatta nel 1990. La Schiffer. Ecco, qui per esempio il tema, arriva la redattrice, c'è una storia da fare con... c'è la riga, vabbè, la riga, come si fa la riga? Allora uno arriva, mettiamo le righe, i quadrati, componiamo. Si fa la storia, allo stesso tempo si dà un atteggiamento, un modo di essere, una composizione. Questo è sempre il Francese, il... Ah, questa è una ragazza. Lei la conosce anche lui. La Sofia seduta per strada. Allora, questa qua è la Avenue Foch a Parigi. Allora dico, si siede lì che gli faccio una foto. Ogni tanto passava un'automobile che piantava una frenata 50 metri dopo e poi facevamo marcia indietro. Non erano ben sicuri se l'ha visto bene. Quelli della tua età, eh? Ecco, quello che vi faccio vedere stasera è veramente una scelta di due carousel di foto redazionali. Devo dire che le vedo anch'io con piacere, perché tanto tempo non le vedevo. Sono state messe insieme abbastanza velocemente. Ho fatto migliaia di pagine di giornali. È stato per me lo spaghetto quotidiano questo lavoro. Ah no, questa appartiene alla serie là dei paesaggi delle Seychelles, come vedete. Il servizio dei paesaggi esotici, moderni, della nostra società. Ecco, questo qua me le facevo io. Allora c'era un art director, si chiamava Peter Knapfrat, uno svizzero, che mi chiamava e diceva: c'è da fare un servizio delle righe, questo qua credo appartenga alle righe anche questo. E gli proponevo una copertina, la copertina la realizzavo, beh, poi mi faceva la mia immaginazione, le mie pagine di redazionale. Qui per esempio era il servizio di collezioni francesi, molto importante per il francese. Allora l'idea era prendere un po' in giro questo sciovinismo francese, la liberté, e fare pour la gloire la redazionale per la gloria. E poi era tutta una serie di pagine fatte con queste differenti bandiere che avevo fatto fare apposta, trasparenti e meno,
per dare questa sensazione di patriottismo francese, soprattutto loro ci tengono molto a questo fatto della moda. Eccole qua, davanti all'Arco di Trionfo. Mi ricordo questa fotografia, è stata molto divertente. Chiaramente sei ragazze così che camminano per i Campi Elisi con le bandiere tricolori francesi, erano gli anni 70, è arrivata la polizia, con le sirene, ma tre o quattro, e escono questi poliziotti e dicono: "Ma non ho mai visto una dimostrazione così in vita mia, fantastica!" Ecco, come vedete sono tutte pagine di Al Francese. Tarzan, quando tutte vanno in vacanza nei posti esotici del pleno Mediterraneo, noi prendiamo Jane, la portiamo in città. Devo dire che fare lavoro redazionale per un giornale è molto divertente, perché in realtà è un modo molto particolare del fare del giornalismo. È chiaro che la moda appartiene a un'informazione giornalistica. Eccola qui Jane, la Tuileries sulla Torre Eiffel. La scimmia la scappò, mi ricordo successo, ha cominciato a correre su questa Torre Eiffel. Pensavano che fossimo un gruppo di un circo in giro a fare promozione, no, era troppo divertente. Succedono delle cose molto divertenti. Tutto va scelto, tutto va pianificato, tutto va scelto. Bisogna decidere in che modo si fa una fotografia, qual è l'atteggiamento, quale deve essere la persona, quale deve essere lo spirito. C'è qua una serie di questa donna che un uomo non si sta bene, però con tutti i problemi che le donne hanno comunque. Era tutta una serie così. Sempre per Al Francese. Ci vedi? Seconda collezione in Italia, Firenze. Ben vedete? I frati sono tutti i miei collaboratori. Quella destra, il mio assistente, era quello che guidava anche quello con gli occhiali, ma lui ce la faccio su serio da frate. Poi secondo a sinistra è Valentin, famoso parrucchiere parigino. Il primo a sinistra, che sembra veramente un prete, è stato un travestito per 20 anni e fa il mio visagino, il truccatore delle mie, quando faccio le fotografie per i giornali. Si chiama Lloyd Simmons, è canadese. Qua era un servizio con lo stile shaker. Conoscete gli shaker? Chi li conosce? Ah, ecco, sono un grande appassionato del loro design e della loro architettura. Questo quasi in qualche parte del mondo.
questo è sempre il francese. Questa era la prima campagna moda di Comme des Garçons, quando arrivarono in Europa. La moda giapponese, sono stati i primi ufficialmente, a parte Kenzo, a parte del designer, che si sono trasferiti proprio a Parigi. Loro erano giapponesi, venivano a sfilare a Parigi. Eccoli qua. Questa è una vecchia fotografia. La terza di destra, chi è? Grace John, è vero? La terza di destra. Nel Partenone, ad Atene. Cioè, sul Partenone. Non conosci? È lei. Grace John è una cantante adesso. Sì. Allora faceva la modella, eccola lì. Ah, questa è divertente, si vede qualcosa? È una copertina del 1971, 72 credo. 72, marzo, però le fotografie furono fatte nel 71. Volevo fare un numero di Vogue Uomo, questo Uomo Vogue, tutto coi neri americani. Andai a New York a proporre questo a Lieberman, che era il super capo editoriale di Vogue americano, e mi guardò con un'aria come se fossi pazzo, diceva fare un numero con i neri. E così è interessante, perché in questo momento stanno succedendo, non so se voi sapete americani, ma in questo momento stanno succedendo delle cose interessanti. C'era tutto il Black Power, c'erano tutte queste espressioni, come anche qui era proprio, i colori erano il verde e il rosso. E tutto il numero lo feci nei ghetti della New York di allora. Ho collaborato, anzi, ho partecipato nei primi numeri di questo giornale, che fu fatto negli anni 60, nel 68 credo l'Uomo Vogue fu fatto. È chiaro, abbiamo fotografato tanti personaggi. Eccolo qua. Chi è questo? Si riconosce ancora? Qui erano giovani. Sai chi è? Andi in piedi. Guarda che carino, la destra. Con tutti i suoi... Quello a sinistra è Morrissey, regista. Little Joe Sant'Angelo il terzo. Hughes, che quello lì in piedi con le braccia incrociate, che faceva anche da suo agente. Quello in basso è quello della canzone Take a Walk on the Wild Side. Insomma, tutti i personaggi, non male. Velvet Underground, tutti ci sono. Nel suo studio, sapete chi è, no? Sì, qualcuno non lo sa. Poi utilizzò anche per fare la copertina di un disco. Lou Reed. E questo è stato fantastico. Mandrei nel suo studio a Parigi, un uomo incredibile. Sono stato 2 giorni con lui a fare tutto da farlo. E a un certo momento mi dice: vieni, ti faccio vedere la mia vera opera d'arte. Mi porta in una camera abbastanza piccola, si accosta a un armadio, dice: adesso vedrai, cosa fantastica ho inventato io. E apre l'armadio, c'era dentro il televisore. Conosci Caccia Domignoni? È l'architetto dei ricchi milanesi. Qui fotografato a Sant'Ambrogio a Milano. Bello, no?
un architetto? Ritratto un architetto? Ah, sei troppo giovane. Ma te la faccio, te la faccio. Ti tengo come modello, teniamo come modello l'ultima lezione, eh? Ognuno faremo ognuno una foto. Eh? Altro che la clave di Schiffer. Questo è un altro personale. È chiaro che ho tante storie da raccontare. Vuoi sentirle? Io? No, è chiaro. Fellini, ritratto a Fellini. Non arrivo mai in ritardo, al di fuori di oggi, ma non per colpa mia. E quel giorno, un'ora e mezza, perché ero preso a fare un altro ritratto, un'altra persona a Roma. E c'è questo Fellini che mi aspetta allo studio. Questa sciarpa, aveva sciarpa, cappello. Gli faccio questa serie di fotografie, ci fu anche una copertina, fu utilizzata anche per fare la copertina. E in questo studio di Roma, al pomeriggio facevo i personaggi e i ritratti, alla sera facevo le fotografie delle collezioni, cioè c'erano tutta la messa in scena di modelle, parrucchieri, truccatori. Le collezioni vengono fotografate, i vestiti vengono fotografati di notte perché durante il giorno servono a sfilare. Io fotografavo, lì avevo le mie modelle, le mie luci, la mia azione, e c'era questo personaggio seduto dietro qui che commentava e chiedeva tutto a tutti: ma perché fate così? E perché la fai camminare da destra a sinistra? E perché la fai sedere? Ma lei come si sente tutta pitturata così? È stato fantastico, quest'uomo che sembrava un bambino, curiosissimo, voleva sapere tutto e non aveva alcuna paura a porre delle domande, anche veramente, direi quasi stupide. Forse per lui non erano così stupide. Di una curiosità incredibile. Di Fellini mi ricordo questo. Ecco, poi cerco sempre di fare delle fotografie di moda utilizzando dei personaggi, delle persone. Due Versace anni fa, una serie dei designer con il loro gruppo di lavoro. Catherine Hamlet. Questo era per un giornale mio fratellino. No, questo era delle foto fatte per un giornale americano, si chiama GQ. Dei personaggi italiani, da destra è Ernesto Gismondi, quello che fa a Tevide. Achille Bonito Oliva, che è critico d'arte in Italia. Mimmo Paladino, pittore. È chiaro che un ritratto va costruito. Bisogna decidere dove si fotografa, in che posto, in che modo, qual è l'espressione che uno dà al proprio attore. Eccolo qua, letto di forza, sul suo un po'. De Lucchi, lo conoscete De Lucchi? Designer in Olivetti, credo. Infatti è fallita. No, non per colpa sua. Ecco, poi qui cominciano, ci sono delle fotografie di moda, ho fatto per anni la campagna di Valentino. L'assessorato alla cultura sport turismo di Vicenza era per una manifestazione celebrazione del Palladio. Sapete che è il Palladio? Questo dovreste saperlo. Hai spiegato che è il Palladio? No, sanno bene. Voi sapete che il Palladio non era di Vicenza, è nato a Padova, però è Vicenza che dice che si dà le ali e dice che il Palladio era vicentino. Eccolo qua, il Palladio.
delle leggi. Uno intanto ha parlato. Questo fu una grande discussione. Troppi giovani, 72, ci fu discussioni, censure da una parte, il Vaticano, 72, 73, sì, il Vaticano che censurò, dall'altra parte c'era Pasolini che scriveva sul Corriere della Sera in difesa di questa immagine e di questo simbolo soprattutto. Vent'anni, due foto all'anno per questa azienda, non so neanche chi siano, io faccio la mia foto, la metto in una busta e gliela mando e loro fanno questi manifesti. Eccolo qua, Andy Warhol, c'è la modello, eh sì. Andy Warhol fece il modello per la Polaroid. Campagna della Nordica, a fuoco. Ecco, per Iceberg ho fatto tutta una serie di ritratti a personaggi, ne avete visto quello di Andy Warhol, e sono tutti dei professionisti in realtà, quello qui è un cappellaio e l'altra una musa ispiratrice. Come vedete tutta una serie di coppie e singoli, ci sono anche tanti architetti, dove Cervellini, furono una centinaia di ritratti di personaggi che appartengono un po' al nostro tempo. E qua è una campagna che feci per un'organizzazione contro le pellicce, contro l'uso delle pellicce. Svizzera di Ginevra, cappeggiata dalla moglie dell'Aga Khan, una roba così chiaro. Queste signore che hanno avuto migliaia di pellicce, e visto che la loro segretaria, la loro cameriera, anche lei finalmente dopo tante fatiche fatte sul sudore della fronte e di altre parti del corpo, riesce anche lei a comprarsi la pelliccia, la signora ricca non vuole, è contro la pelliccia. È chiaro che qui prendiamo un po' in giro non tanto chi usa le pellicce, ma tutta questa problematica abbastanza imbecille dell'uso o non l'uso della pelliccia. Ci fu una grande discussione in seno a questa associazione animalista. Sapete quelle associazioni che quando vedono un gatto con la coda bruciata da un bambino non vanno a curare il bambino, vanno a curare il gatto? Ecco, queste associazioni non ebbero il coraggio di passarla la campagna. Ecco, qui è tutta una serie di fotografie di reportage fatto per i blue jeans. Sono andato in giro per l'America a vedere veramente l'uso dei blue jeans. Chi è morta che fa il cuore? Sta costruendo? Con la ruspa? Una campagna più mediterranea, allora, 20 anni fa. Ah, questa è divertente. Alessi, conoscete Alessi? Design Alessi. Ho appena due foto qui, ma ho detto fammi un catalogo dei miei oggetti. Allora ho detto bene, io penso di
collocarli dandole mano agli impiegati di un mio albergo. Cioè, se io avessi un albergo avrei dei personaggi così che mi servono. Era una serie di 20 personaggi, adesso ho appena due fotografie, peccato. Ecco la cameriera. Poi c'era il portiere, il facchino, quello l'addetto alle pulizie, insomma, ho appena due foto, mi spiace. Non sono riuscito tra le altre. Ecco, poi per... Conoscete Esprit? È una dieta americana di San Francisco. Ho curato per loro l'immagine per 11 anni. Mentre facevo quelle foto relazionali che avete visto, parallelamente si fanno delle fotografie di pubblicità per delle aziende, e Esprit è stata una di quelle case che ho curato dall'inizio, dal disegno del marchio a tutta l'immagine coordinata. Catalogo. Voi vedete, ma è Stati Uniti questa fotografia? Ci furono delle lette di donne incazzate, femministe, di Palo Alto, di Berkeley. Non si scherza, ragazzi. Lì il femminismo non è una cosa, è serio, cioè dicono che è serio. Sono, sì. E perché la stira lì? E perché lei ride quando è stirata? Quello è incredibile, mi fa piacere che le giovani di adesso ridano, ma quelle della mia generazione non ridono tanto. E perché lei ride? E l'associazione dei, come si chiama quelli che hanno avuto scottature? C'è un'associazione di chi ha avuto ustionati. Voi capite che andate a toccare le cose, uno va in crisi, non vuole assolutamente andare a offendere gli ustionati, è chiaro. Eppure l'associazione degli ustionati American, che scrive, dice vi facciamo causa, e fecero causa. Disastro. Insomma, ecco. Ecco, poi questo era divertente. No. Questo, allora, le donne, no, le ragazze, soprattutto le donne, dicono sì, è facile, Claudia Schiffer, queste modelle, perché non va, perché non le donne normali? Allora, per Esprit, montavo questo studio nei negozi che aveva Esprit nel mondo, questo è quello di Los Angeles, montavo uno studio con un fondo, il solito fondo di carta bianca, e fotografavo i clienti che entravano nel negozio, li sceglievo, chiaramente quello che piacevano a me, e fotografavo i clienti. Ecco qui una serie di immagini, madre e figlia. Questo è sempre il negozio di Los Angeles. Questo credo sia il negozio di Germania. Ecco, questo è sempre Esprit. San Francisco. Eccola qua lei, come è cambiata. Era così bella. Questa qua era l'ultima campagna Chanel che ho fatto. Manifesto di Natale, dell'arrivo di Babbo Natale per Fiorucci. Fiorucci era un negozio molto forte negli anni 70. C'era anche quello col Babbo Natale con giù i pantaloni, che fu bocciata. Allora il responsabile era un certo architetto Branzi, che si faceva passare come molto avanguardia, ma in realtà aveva paura di tutto. Da buon architetto avanguardia. Eccole qua, ci sono un paio di foto di Fiorucci. Ecco, questa è divertente, fatto in un diner.
è al contrario. Allora, continuiamo. Questa qui è una proiezione di un lavoro unico, che è quello della campagna della Benetton, che vorrei spiegarvi come tutto è successo, visto che questo lavoro è quello che ha così, ha fatto parlare, ha fatto discutere, ha fatto arrabbiare certa gente. Su queste fotografie ci sono state le discussioni: è giusto, è sbagliato utilizzare o non utilizzare, sfruttare il commercio, il consumo, la produzione, la vendita, le agonie, tutto questo. Quindi volevo farvi questa proiezione, spiegarvi come le cose, perché le cose sono successe. Volevo spiegarvi che non tutto quello che si fa si riesce a pianificare, anzi devo dire che il meglio di quello che si fa proprio quando non si riesce a programmare. Che ci si impara proprio da quelle azioni che succedono non si sa bene perché. Quando si fa qualcosa e si fa perché è programmato in un certo modo, alla fine non si impara niente, si fa qualcosa che, di cui conosciamo già il risultato. Ecco, qui è successo qualcosa di abbastanza magico, forse perché tutto è iniziato in un modo abbastanza storto. Allora, esiste un industriale che si chiama Luciano Benetton, dell'82. Io in quel periodo facevo le fotografie che avete visto, lavoravo già per Chanel, per Bazar americano, per il francese, per Esprit. Ero già un professionista conosciuto nel suo ramo, e questo industriale, che si chiama Luciano Benetton, decide, invece di chiamare un'agenzia di pubblicità, decide di chiamare un professionista, un individuo, un fotografo. Chiaramente questo per gli addetti ai lavori è una cosa molto strana, perché normalmente una grande azienda, allora la Benetton è già un'azienda relativamente grande, con dei negozi conosciuti che tutti già conoscevano, esistevano già questi negozi in giro per il mondo, un'azienda di quelle dimensioni normalmente va da un'agenzia di pubblicità e si fa fare un'immagine. Questa immagine viene con un certo budget usata come comunicazione, come pubblicità per questa azienda, attraverso la televisione, attraverso le affissioni, attraverso la stampa. Voi sapete che le aziende spendono centinaia di miliardi per la pubblicità. La comunicazione pubblicitaria è forse la comunicazione sulla quale viene speso più di soldi che in qualsiasi altra forma visiva o in qualsiasi altra espressione. Forse neanche in architettura si spendono questi soldi. Cioè, quando ci sono delle aziende, tanto per non far nomi la Barilla, che spende il 18% del suo fatturato in pubblicità. La Fiat spende 1.100 miliardi di lire all'anno in comunicazione. 1.100 miliardi. C'è una media nei paesi sviluppati che la somma di denaro spesa in pubblicità è doppia la spesa di denaro investita dal Ministero della Pubblica Istruzione. Allora capite che quando cominciate a entrare in questo mondo della comunicazione, della pubblicità, è come entrare nella pancia dell'orso. Credo che questo problema ci sia anche in architettura, perché in realtà un'architettura è un mezzo di comunicazione di chi ve l'ha, chi ve l'ha commissiona. Il giorno che la Coca-Cola la chiamerà per dire vorrei la sede della Coca-Cola Atlanta, questo signor Coca-Cola,
signor Colalocca, ti chiamerei da Aurora e vorrei che lei mi facesse la sede della Coca-Cola ad Atlanta. Lei farà un'azione pubblicitaria per la Coca-Cola. Allora, se si comincia a ragionare e si comincia a capire questa problematica, ci si rende conto che tutto ciò che è in comunicazione, anche i giornali, appartengono al mondo della produzione e del consumo. Tutti noi siamo fra questa produzione e questo consumo. Allora, questo Luciano Benetton, forse lui è una persona, proprio perché è una persona abbastanza eccentrica, ha capito che questi soldi li voleva spendere in modo diverso. Ha capito che forse non c'è bisogno di spendere tutti questi soldi per essere come gli altri. Forse si può fare qualcosa d'altro che interessa di più, senza omologarsi a tutto quello che fanno gli altri. Allora, adesso faccio una piccola cronistoria. Arrivando in Benetton, capii che siamo tutti diversi. Esisteva questa azienda in tutto il mondo, con negozi nelle migliori posizioni delle città del mondo, però questi negozi uguali, questi negozi che appartengono a questa dannata monocultura, questa monocultura che ci sta uccidendo tutti, però di fronte a questi negozi esiste della gente diversa. Quindi dico, andiamo a vedere se noi, agenti di monocultura, in realtà anche l'architettura sta diventando un fatto di monocultura, tutti noi sappiamo quello che gli architetti dall'altra parte del mondo fanno, ormai ci si incrocia, piano lavoro in Giappone, i giapponesi vengono qui, io non so se questo è bene, se era meglio farci la nostra casa di terra con lo sterco dei nostri piccioni. Vabbè, comunque sono cose che uno si domanda, non è che domandando se uno vuole cambiare il mondo, ma uno si domanda, si pone il problema, anche di fronte a cose che sa che non potrà più cambiare. Siamo tutti diversi, siamo diversi per ragioni somatiche, etniche, culturali, tante volte queste diversità opposte riescono anche a somigliarsi. Si consuma in modo diverso, in parti diverse del mondo, ognuno pensa di essere giusto, ognuno ha la sua cultura, la sua religione, il suo modo di essere, il suo modo di esprimersi, ognuno ha il suo modo di consumare. E sviluppavo questa immagine a Benetton, qua siamo agli inizi degli anni '80, come vedete United Color Benetton, United Color era solamente una frase che tecnicamente in gergo pubblicitario è una frase, si chiama copy. Questo era il copy di un marchio. Il marchio era quello là, quel polipetto che vedete lassù, abbastanza, che ho trovato in Benetton quando ci sono arrivato. La United Color Benetton, questo nome, fu inventato da un signore dell'UNESCO che, venendo dal mio studio mentre fotografavo i bambini, quindi vedete i bambini, c'erano tutti questi bambini, tutti i colori che giocavano, e questo rappresentante dell'UNESCO, che allora ci ha detto un premio per questa campagna, vide questi bambini giocare e diceva: questi sono gli United Colors, Benetton, sono gli United Nations, l'UNESCO è un'agenzia delle Nazioni Unite, e gli chiede se poteva usare questa sua idea, e dice con molto piacere. Quindi da lì deriva il nome United Colors. Siamo tutti diversi, consumiamo lo stesso prodotto in parti del mondo diversi, in modo diverso. Il creatore non è riuscito a fare due cose uguali. Noi forse siamo stati molto più bravi di lui. Noi riusciamo a clonare, lui non è riuscito a clonare niente. Che bravi siamo.
noi riusciamo a clonare, noi riusciamo a fare due prodotti industriali precisamente uguali. Lui non riesce a fare due fili d'erba uguali, due uova uguali, due facce uguali. Allora, la diversità è sempre stata la mia ricerca. È chiaro che la diversità non è solamente un fatto fisico. Esiste anche questa diversità politica. 1985, primo incontro Reagan-Gorbaciov, prima ancora di questo incontro, fece una campagna così, con questo problema di queste due superpotenze. Allora, cosa sono le superpotenze? Sono due gemelli neri, la Russia e l'America. Fece questa immagine, campagna. Gorbaciov fece, ci fu la prima visita ufficiale di Gorbaciov a Parigi, presidente Mitterrand, primo viaggio ufficiale del presidente delle ex repubbliche socialiste sovietiche. Arriva a Parigi e si trova sulla strada che dall'aeroporto Le Bourget porta all'Eliseo, si trovano 300 manifesti così. E ci fu la domanda di Gorbaciov che disse: ma chi è Benetton? Allora dice: che strano, si può interessare anche qualcuno che non ha né tempo e forse neanche denaro, perché non ne aveva tanti allora, per andarsi a comprare un prodotto. Però l'interesse di un'immagine trascende il consumo. E qui fu la prima riflessione, che un'immagine non è solamente lì a fare il cavalier servente di un consumo, ma un'immagine è lì per interessare. La prima reazione che noi abbiamo di fronte a un'immagine è la nostra reazione culturale guardando questa immagine. Abbiamo fatto delle lezioni su questo, avevamo la stessa immagine. Ognuno di noi ha percepito delle cose diverse, ognuno di noi ha reagito diversamente di fronte alla stessa immagine. Allora, non esiste una sola regola. Non esiste una sola regola, neanche pubblicità, in questo mezzo di comunicazione che, come vi ho detto, è quello che consuma più denaro al mondo. Tutti gli spot che vedete in televisione, tutti gli manifesti, tutte le pagine di pubblicità sui giornali, tutto questo costa delle decine di miliardi. È chiaro che la diversità va a toccare degli altri problemi. Questa immagine è dell'87, ci fu una campagna fissionale e in Francia questa immagine fu censurata dalla comunità ebrea francese. In realtà la foto originale, da questo mappamondo, quello lì, quel mappamondo è in realtà un salvadanaio, e da questa salvadanaio usciva un dollaro, e quindi c'era un po' un'allusione, ci fu una censura. È chiaro che di fronte alla censura politica fui particolarmente curioso, dico: allora è strano, si va a toccare con quella comunicazione cosiddetta pubblicitaria che dovrebbe servire solamente al consumo, si va a toccare altre problematiche. Allora disse a Luciano: senti, proviamo ad andare avanti. E lui dice: sono d'accordo, proviamo ad andare avanti a vedere cosa succede. Bene, disse, togliamo i prodotti. Non ci interessa più utilizzare la pubblicità per promuovere il consumo, ma facciamo una campagna basata sul pensiero. Facciamo diventare la comunicazione pubblicitaria dell'azienda un prodotto dell'azienda, non più qualcosa che serve solamente a promuovere, ma un prodotto per se stesso che qualcuno accetta e qualcuno non accetta. Bene, via il prodotto e cominciamo a fare delle immagini completamente distaccate dalla produzione e dal consumo. Ci fu una richiesta di fare il manifesto questo, in Piazza del Duomo a Milano.
800 metri quadri, non so se l'avete mai visto, esisteva, c'era quella casa di costruzione, fronte al Duomo di Milano, c'era questa casa di costruzione, c'era questo telone di 800 metri quadri, e fu proposto questo manifesto, il sindaco di Milano allora, come si chiama quello è andato in galera? No, prima, no, no, dopo, Pelliteri, censurò questa immagine, diceva che poteva essere offensiva al vescovo, al cardinale. Come sa questa al posto? Ecco, come vedete ormai siamo lontani dalla... La censura in Cile. Cile. Dittatura Pinochet. C'era questo manifesto di fronte alla casa del governo e pensarono che fu uno scherzo, invece assolutamente non voluto, una presa in giro di Pinochet. Ma no, questo è Pinocchio del Collodio. Ecco, dopo questa proiezione vorrei fare una piccola discussione, vorrei delle domande sul problema del coinvolgimento professionale di un professionista verso certe problematiche e tematiche. Perché se è un problema che è per quale anche voi dovete rispondere. Guardate bene l'occhio della pecora. Questa fu fatta per le prime elezioni ufficiali del Sudafrica nel 92-93. È chiaro che queste immagini sono state utilizzate, la stessa immagine in tutto il mondo. Chiaramente in certi paesi certe cose non si dovrebbero dire, in certi paesi certe cose invece vanno benissimo. La stessa immagine può creare problemi in un paese come questa. Ci fu la censura in Germania alla mattina e in Inghilterra, e al pomeriggio andai ad Amsterdam a ritirare il premio come migliore foto dell'anno dell'Art Director Club olandese. Quindi la comunità europea credo che avrà grandi problemi in futuro. Ci furono dei problemi delle minoranze etniche americane per questa immagine. Come avete visto, quello che si chiamava Copy, United Color, l'ho messo nel marchio dell'azienda, facendo diventare il marchio un copy, cioè un messaggio, non più solamente un marchio industriale. E la diversità continua. Allora, di queste immagini che vedete sono state scritte circa 300 tesi di laurea, università di tutto il mondo, sul problema della comunicazione moderna. Dal coreano al cinese, al sudamericano, al russo, al francese, le abbiamo in tutte le lingue. Questa immagine, per esempio, ha fatto scrivere pagine e pagine sul problema razziale. Se questa immagine è razzista, se questa immagine non è razzista. Secondo lei? Non è razzista. Per nessuno? Tutti muti. Ah, non è vero, c'è qualcuno che risponde. Sì. Più forte, non sentono laggiù. Ecco, come detto, si comincia a spaziare ormai. Le problematiche sono lì, solamente da raccogliere. 1990. Ci fu una censura da parte di tanti giornali di queste immagini. Allora di preservativo non si poteva ancora parlare. Adesso le regalano alle elementari.
Questa fotografia fu censurata ai giornali degli Stati Uniti, con una dichiarazione ufficiale degli editori dicendo che non si possono pubblicare sui giornali distribuiti nei supermercati, perché in America i giornali vengono venduti nei supermercati, oggetti pornografici o la lettera. E chiaramente giorno dell'apertura delle Olimpiadi di Barcellona uscì questa immagine sui giornali spagnoli, ci fu subito la censura del Comitato Olimpico, tra l'altro con sede a Losanna, cercare di spiegargli che non sono veramente gli anelli olimpici, ma sono cose che non c'è veramente uno sport ufficializzato ancora alle Olimpiadi. Grande discussione, l'immagine fu censurata. Era l'agosto del 90. Il Kuwait viene occupato dall'Iraq. A settembre parlo con Luciano Benetton, si parlava cosa facciamo la prossima campagna. Lui dice, ma perché non facciamo qualcosa su sta guerra che dovrà succedere? C'erano gli americani e i loro 37 alleati che cominciavano a impilare armamenti nell'Arabia Saudita, tutti si preparavano a questa guerra, i vari eserciti volevano provare le ultime armi. 17 di gennaio del 91 scoppia la guerra del Golfo. Solamente il Corriere della Sera, tra tutti i giornali del mondo, accetta di pubblicare questa immagine. Questa immagine, quando Luciano Benetton mi chiese di fare un'immagine su questa guerra che doveva succedere, della quale tutti eravamo preoccupati, non eravamo quieti, eravamo scomodi. Quando mi chiede di fare un'immagine della guerra, mi sono ricordato che la mia prima immagine della guerra è stata questa. Sono figlio di fotoreporter, mio padre lavorava per il Corriere della Sera, mi portò alla cerimonia di questo cimitero di guerra che era il 47-48, era un anno così, ero un bambino io. E mi ricordo che chiesi a mio padre, ma cosa sono queste croci? Perché? E dice, sai, quando c'è la guerra, i morti vengono messi qua, questi sono gli americani, di fronte ci sono i tedeschi, a sinistra ci sono i francesi, dall'altra parte ci sono gli inglesi, qui ci sono gli italiani, ognuno al suo cimitero, questo è quello che rimane. Mi ricordo che da bambino fui molto impressionato da questo fatto. Bene, allora, quando Luciano Benetton mi chiese perché non facciamo qualcosa che sia, utilizzando la nostra comunicazione, che sia così il simbolo di quello che succederà, di questa disgrazia che succederà. Allora andai in questo cimitero militare che si trova in Francia, è il risultato della prima guerra mondiale, la guerra del 14-18. Questo è il cimitero degli Stati americani. Tutti ci possono andare i bambini, ci si può portare il cane, si può passeggiare, si può guardare, si può commentare, si può dire sì, si può dire no. Però se un'immagine viene utilizzata come l'ho utilizzata io, attraverso un canale che normalmente era dedicato al consumo, alla pubblicità, al falso sogno, questa immagine viene contestata. Chiaramente viene sempre contestata solamente l'immagine, la realtà non si parla neanche, perché ormai la realtà è l'immagine. E dico che è strano, quando questa foto è uscita sono arrivate queste censure tremende, questi insulti, questi attacchi dicendo sfrutti i morti per vendere i maglioni. E dissi,
mi interessa questo problema, perché credo che sia un problema sbagliato. Voglio portarlo ancora più avanti, va bene Luciano? Va bene. Allora, proviamo a fare un'immagine della quale nessuno si può lamentare. Facciamo un opposto. Visto che la morte non si può toccare nella comunicazione industriale, non si può toccare nella comunicazione commerciale, mentre però il cinema la può toccare, la letteratura la tocca, la pittura l'ha sempre toccata. In questa comunicazione è intoccata, non si può, non va bene. Allora andiamo a vedere se la vita invece va bene. E feci questa immagine, dico, qui nessuno può contestare, siamo tutti nati così, nascono così, qualcuno comincia a nascere in provetta, però insomma noi qui credo siamo tutti nati così. Dico, veramente ho pensato di fare quell'immagine non censurabile. Bene, mi sbagliai, completamente sbagliato. Quella che vedete è la fotografia più censurata nella storia della fotografia. Allora dico, che strano. Tutto questo lavorando commercialmente per un'azienda che produce prodotti che si vendono in negozio. Dico, che strano, nella comunicazione commerciale non si può toccare né la vita né la morte e non si può toccare le cose reali. Tutto deve essere artificiale. E dico, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Allora, vi faccio tutto questo ragionamento perché vorrei che voi capiste che è possibile mettere in discussione le cose. Questo è solamente un esempio. È possibile sempre mettere in discussione tutto. Quindi di fronte a qualsiasi problema è possibile mettere in discussione e avere forse il coraggio di non aver paura, magari anche aver torto, perché in fondo chi decide chi ha torto e ragione? Quelli che hanno più potere. Quindi tutto questo è perché è possibile rimettere in discussione. Io credo che nella rimessa in discussione delle cose scaturisca anche una certa creatività. Allora, questo è solamente un esempio che può essere utile per questa visione, per questa possibile realtà alternativa, risultato di una messa in discussione. Bene, allora dico, metto in discussione tutto, basta fare le fotografie di pubblicità, non fotografo neanche più, prendo i giornali, quelli che tutti ormai abbiamo guardato, quelli che tutti ormai abbiamo visto, però prenderò le stesse fotografie che invece sono accettate dalla pagina antecedente o che arriva dopo della pubblicità e uso le stesse immagini per quello che dicono gli altri, far vendere i prodotti. Strano però, perché nessun prodotto o nessuna azienda ha il coraggio di accettare che esista la vita e la morte, che esistono queste situazioni. Queste situazioni nel mondo del consumo non esistono, signori miei, non sono mai esistite e credo che non esisteranno mai. Cioè non è vero che durante l'agonia la vendita continua per il mondo della pubblicità. Cioè si scopre che forse proprio la produzione provoca le agonie, proprio forse un'industria provoca le guerre. Non esistono i 10 comandamenti nell'uso delle immagini. E anche se esistessero, c'è qualcuno che mette in discussione anche quelli veri. È chiaro che in un mondo dovete capire anche che
che tutto questo succede in un mondo dove ci sono degli interessi economici, come ho spiegato, grandissimi. Il mondo della comunicazione pubblicitaria, dove esiste una produzione, un consumo legato strettamente a questa comunicazione, dove ci sono agenzie che girano decine di miliardi. Quindi se uno arriva e comincia a mettere il dubbio che forse esiste una vera verità, una vera realtà, anche in un mondo dove le mamme invece sono tutte bionde e le famiglie sono tutte perfette, e solamente da cosa si consuma e per quello che si consuma si è rispettati, o come vi vestite, o perché macchina guidate vedete rispettati, in un mondo dove il falso sogno è diventato la realtà, dove in un mondo della pubblicità dove viene venduto non più un prodotto ma tutto un sistema di vita, chiaramente dentro qui diventa difficile andare a toccare, e uno non va neanche a toccare per ragioni moraliste, va a toccare perché qualcuno può essere curioso, io sono curioso. E allora ho pigliato queste fotografie e le ho utilizzate così come si utilizza la Claudia Schiffer. Eccole qua le mie Claudia Schiffer. Sta succedendo ancora adesso. È strano, sono di un'attualità. Il mondo sarà sepolto, saremo come Pompei, arriveranno da un'altra terra, gli archeologi, di un altro pianeta, forse un altro sistema solare, cominceranno a scavare questa terra, cominceranno a scavare, tireranno fuori un giornale, Time Magazine, oh, un documento di storia visiva di quello che facevano questi uomini e queste donne su questo pianeta chiamato Terra. In copertina, che foto mettiamo? Quella degli albanesi? Quella data di adesso andrebbe anche bene. Poi giri la pagina e ci sarà la foto della Claudia Schiffer, quella che vi ho fatto vedere dopo, prima, che vi venderà un Chanel, e forse ci sarà una pubblicità di una Rolls Royce, o di una Porsche, o di un whisky, che vi racconterà quanto è bello il mondo se bevete, se consumate, se vi vestite in un certo modo. Poi girerà la pagina, ci sarà il problema della droga, un articolo sul problema della droga in Sud America. Poi girerà la pagina, invece ci sarà una pubblicità di gioielli, di perle, di Rolex, o prodotti di consumo ai quali siamo veramente abituati a vedere queste immagini. E questi extraterrestri si domanderanno: ma cosa stava succedendo lì? Cosa stava succedendo? Gira una pagina in un altro mondo. Qual è la verità? Cosa volevano questi uomini? Volevano questo, facevano questo, erano questo, volevano il resto. Perché questo mondo del consumo, mi chiedo sempre, ha paura della vera verità del mondo? Perché c'è questo senso di colpa del consumo? In noi paesi grassi, che parliamo di riciclaggio, parliamo di ecologia, parliamo di tutte queste palle e poi alla fine continuiamo a fare le stesse cose. E una di queste cose è la pubblicità. E allora andiamo avanti. Chiaramente tutto questo succedeva mentre i pubblicitari dicevano lo scandalo, farà fallire la Benetton, tutto questo non è possibile, Luciano Benetton è un pazzo, quell'altro figuriamoci, è completamente da rinchiudere. E noi invece diciamo no, invece vediamo. Tutti viaggiano in una direzione, non bisogna essere dei geni per farsi riconoscere,
basta camminare nell'altra direzione. Tutti spendono i soldi per essere numero uno. Il numero uno forse ce n'è uno, ma si assomiglia a tutti, non fa più nessuna differenza fra le varie marche. Qual è la differenza fra Avis e American, no, fra Avis e American Express? No, Avis, no, Visa e American Express. Avis e Coca-Cola e Pepsi-Cola, qual è la differenza? Voi sapete quanti miliardi vengono spesi? E alla fine non si capisce neanche la differenza. Quindi è un mondo completamente partito in una tangente assurda, questo mondo della pubblicità, però viene accettato in questi termini. Questa è la regola, questo così va bene. Io sto dedicato alla stampa, che è sempre molto più veloce alla giustizia. Questo è dedicato a una problematica che adesso si sta discutendo. Queste sono cose che succedono tutti i giorni. Questo è dedicato al riciclaggio dei paesi ricchi e grassi, che si provano proprio a riciclare, ma sicuramente non vogliono consumare meno. Anzi, il problema è produrre di più, consumare di più. Io credo che il vero problema del futuro sarà quello di produrre meglio e consumare meglio. E la diversità continua a essere lì, siamo diversi anche fra i nostri consigli. Questa è l'evoluzione della specie, questo è l'aiuto dell'uomo nella natura, ma neanche così male però. E qui si ritorna in un paesino del Wisconsin. C'è un'università a Wisconsin molto radicale. E guardavo le news locali una sera alle 6 e c'è un ragazzo, studente universitario, qui parliamo del 92-93, studente universitario che si presenta nudo all'università con questo tatuaggio. Chiaramente lui, bravo, aveva detto alla televisione locale: voi mi seguite, io vi faccio vedere quello che succede. Questo ragazzo era un attivista perché si parlasse all'università del problema dell'AIDS. Cioè lui riteneva che non era sufficiente l'educazione universitaria, cioè gli studenti non venivano messi, agli studenti non veniva spiegata abbastanza questo grande problema che invece avanzava in modo pericoloso all'università. Allora questo ragazzo si presenta all'università nudo, con questo tatuaggio, e il rettore dell'università, la cosa che mi impressionò, chiaramente prude come sono gli americani di fronte a nelle cose ufficiali, quando vedono una persona nuda all'università, il rettore arriva, corre verso il ragazzo, chiaramente tutti i compagni di scuola lì a ridere, e anche loro partecipavano a questa azione, a questo happening, a questo body art che questo ragazzo stava compiendo. Il rettore arriva e invece di coprirgli i genitali, gli mette una mano sull'HIV positivo. Cioè il messaggio era arrivato dritto, veloce, dove questo ragazzo voleva arrivare. La cosa mi impressionò e dissi: voglio fare una campagna così. Fu fatta questa campagna, ci fu un disastro, soprattutto in Francia. È chiaro che ogni paese, noi utilizzo le stesse immagini in tutti i paesi. Devo dire che ormai sappiamo le reazioni di ogni paese, perché ogni paese ha
i suoi limiti culturali e storici e religiosi, sui quali reagisce, e devo dire che alla fine siamo ancora divisi fortemente e profondamente per i paesi da cui arriviamo. Parlo chiaramente di una media nazionale, però quella media è quella che definisce la morale del paese. Questa fu la campagna 93. Seguita da questa serie di ritratti rifiutati da tutti i giornali del mondo all'infuori di Liberation a Parigi. Funziona il microfono? Sì. Funziona. E nello stesso tempo ci fu la Biennale di Venezia che mi chiese di fare un'esposizione e feci questa grande cappella alle corderie di Venezia nella Biennale del 93. Dove c'erano 170 ritratti, così, dai bambini piccoli, come vedete, agli adulti. Poi ci fu questo happening, questa azione di comando che feci nel primo giorno dove era il 93, primo dicembre, giornata mondiale contro l'AIDS, la prima volta che si fece costruire questo grande preservativo e fu messo di nascosto, proprio un'azione di comando, contro arrivò la polizia, ci furono dei problemi, comunque riuscì a mettere questo grande preservativo sull'obelisco a Parigi. Devo dire che il Benetton, tutti i manager mi dicono: tu sei pazzo, fanno una roba così, prenderanno Luciano Benetton, presidente della Benetton, lo metteranno in galera. Tu pensa, mi dice uno, se casca, perché fu una gru, sapete queste gru che si alzano, se casca la gru, rompe l'obelisco, cosa succede? Mettono galera a Luciano. Allora gli dice a Luciano: senti Luciano, non dovevi andare in Giappone tu il primo dicembre? E lui dice: sì, è meglio che parti il 30. Lui non sapeva. Organizzai, andò a Giappone il 3, dico, in Giappone ormai la prendono le francesi, fino là, viene tutto. Lui era in Giappone, fu fatta questa roba qui e tutto funzionò. Devo dire che fu molto divertente. Peccato, verticale. Questa, peccato che non si veda. Puoi girare lo zoom là? Fai vedere, gira lo zoom. Questa è la nuova bellezza femminile svedese. Non è studiato al no, non lì, lo zoom davanti, l'obiettivo, c'è un anello, gira, voglio vederlo in faccia, l'obiettivo, gira l'anello, quello l'ho messo a fuoco dietro, no. Sapete perché l'ha cavato? Studiato a Roma, ecco, dai, messo a fuoco, adesso metti a fuoco. Metti a fuoco e dietro l'obiettivo c'è una cosiddetta. No, ho fatto una serie di ritratti in Svezia. Anche questo rientra. Metti a fuoco dietro l'obiettivo c'è una robettina là, sul proiettore. Eccola. Allora, sempre vi ho fatto vedere prima questa serie di ritratti che io faccio su fondo bianco. Ho fatto una serie di ritratti in Svezia per un giornale svedese, un giornale di informazione svedese, un settimanale come l'Italia L'Espresso. Volevano vedere la nuova faccia, la nuova evoluzione della Svezia attraverso una serie di ritratti. Cioè la Svezia, che è stato un paese all'avanguardia sindacale, lavoro, protezione, problemi etnici, problemi di integrazione. Oggi ha dei grandi problemi che si sono creati proprio per questa sua apertura, questa sua modo
dagli anni da dopo la guerra ad oggi di essere e di agire. Cioè in Svezia protezione degli animali, però arrivano i paesi musulmani che ammazzano gli animali sgozzandoli, cioè devono risolvere i problemi pratici, cioè i problemi che si sono creati ragionando e governando in un certo modo non sono più risolvibili ragionando allo stesso modo. Quindi la Svezia, questo grande paese di grande civiltà, si trova adesso a risolvere dei problemi, delle problematiche difficili. Allora, in questa serie di ritratti che feci per questo giornale, c'era anche questo ragazzo che si presentò dicendo, no, questa ragazza che si presentò dicendo: io non sono una ragazza, sono un ragazzo. E raccontò la sua storia, la sua problema a scuola, nel suo paese natio, di essere com'era. Ecco, e chiaramente lui chiese se poteva fare la sua fotografia per utilizzarlo così. Queste sono due fotografie sull'alienazione. Quinto dall'alto è il filo spinato ufficiale che si usa nei giardini svizzeri, viene dalla Svizzera. Più perfetto di tutti, verde, più ecologico, rispetto della natura. Gli altri vengono da Gaza, dal Brasile, da tutti i posti caldi del mondo. No, ma veramente inviati apposta, mezzo metro di filo spinato locale. Ognuno ha il suo modo di farlo. Quello americano con la frontiera del Messico è il settimo dall'alto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Settimo, quello disegnato sicuramente da qualcuno che ha fatto qualche accademia di architettura nel Kentucky, piuttosto nella Georgia, New Mexico. Messico, vabbè. Okay. Questo è molto. Allora, chiaramente censura in tutta Europa. Premi in Giappone come migliore foto dell'anno. Questa foto fu fatta per una curiosità. Leggevo i giornali, era il 93, cos'è il 94? C'erano delle paginate sul divorzio Prince Charles e Lady Di ed è tra filettini sulla guerra di Bosnia. Allora c'erano solamente tra filettini, c'era poca roba. Dico che è strano perché c'è una guerra qui, sta succedendo una guerra. E nello stesso tempo che c'erano queste riflessioni, mi arriva una lettera da una ragazza Sarajevo, una studentessa, che dice: sembrerà strano, ma io ho visto che quando lei fa delle fotografie poi tutti ne parlano. Fa niente se nella pubblicità, ma la gente ne parla. Non sarebbe male se cominciasse a parlare che qui c'è una guerra. Allora pensai di fare un'immagine che fosse esplicativa di una guerra che nessuno in Europa voleva vedere. Non esiste il morto senza corpo. Allora pensai, mi faccio mandare dei vestiti e attraverso la Croce Rossa fece una richiesta e da Mostar arrivò questo pacchetto con una scritta che vedete sopra del padre di questo Marinko Gagro, questo era il ragazzo ucciso in questi vestiti, che morì nel 93 a Mostar. E quella sopra è la scritta del padre che mi dà il permesso di utilizzare i vestiti del figlio se questo avrebbe aiutato la pace. È quello che sta scritto in serbo-croato là su in cima. Qualcuno conosce la lingua? Questa fu l'immagine, fu fatta per questo mio centro di comunicazione a Benetton, che si chiama Fabrica, questa scuola di ricerca sulla comunicazione.
Questa è l'immagine simbolo. Qua arriviamo già all'anno scorso. E questa è l'ultima. Bene, adesso accendiamo un pochino le luci.